Ciao da Goccia, rieccoci ad Out of the Box. Oggi andiamo a parlare di questo gioco che non è un Kickstarter, non è un'anteprima, ma in Italia non è mai stato portato. È un giochetto di qualche annetto fa, 2007 se non ricordo male, che è Sebastian Fitzek Safe House, gioco di Marco Teubner della Moses, un cooperativo per 2-4 giocatori dove noi dovremo scappare da un killer che ha morto ammazzato una persona. E ci dobbiamo mettere in salvo, sapere chi è, cosa ha fatto, perché e chi ha semplicemente messo a tacere per tutta la vita. Ma andiamo a vedere come funziona. Per quanto riguarda il setup, andremo a prendere il libro, ad aprirlo in questo modo, dove avremo la zona delle carte, la zona degli indizi e poi dopo la storia che andremo a fare nel libro. Le carte della città andranno divise in queste 5 file che avremo mescolato singolarmente. Ci troveremo la camera d'albergo, che è fatta in questo modo, ma dopo ve la racconto. Il porto, la città, il bosco e la casa sicura. Una volta mescolate, le mettiamo lì a portata di mano. Dopodiché, in base alla difficoltà che vogliamo, andremo a prendere le carte inseguitore o killer. Le mescoleremo e ne prenderemo 10 partendo con la difficoltà base, poi vi racconterò le altre tipi modalità di gioco e le difficoltà. Una volta fatto questo, a ogni giocatore gli verrà, dopo aver mescolato queste belle carte qua, gli verranno date, in base al numero di giocatori, un tot di carte. Si gioca in due giocatori 7, in 3 5 e in 4 4 carte. E dopo che sono state mescolate e consegnate le carte ai giocatori, facciamo per due per farla più tranquilla. Il resto del mazzo di carte, in base alla difficoltà scelta, andrà mescolato e separato in diversi mazzettini più o meno uguali. In difficoltà facile andrà diviso in 5 mazzettini uguali. In questi 5 mazzettini uguali andranno mescolate, mettendole a caso, due carte inseguitore. Ho il mio mazzettino di carte, ci metto una carta inseguitore e l'altra carta inseguitore, mescolo questo mazzettino, e lo metto da parte. Faccio questo per tutti quanti i mazzi. Una volta che l'ho fatti, li prendo uno per uno e li metto impilati in questo modo, senza mescolarli, così buoni buoni. Dopodiché, ogni giocatore andrà a pescare una carta scenario dallo scenario corrente. In questo caso sarà la camera d'albergo, perché come vediamo qua, noi siamo in questo albergo, vediamo questo ammazzino che ammazza qualcuno e ce la diamo a gambe levate e lui ci dà dietro. Fatto questo, potete giocare in due modi: con il timer dato da questo bellissimo QR code che durerà esattamente 30 minuti e ogni 2 minuti farà un bel sonino, oppure con la clessidra mettendola qui nel 2 e ogni 2 minuti girandola. In questo modo la clessidra dura 2 minuti. In caso siate in una montagna sperduta, potete usare la clessidra. I segnalini, questi qua che vedete qua dentro, ve li spiego dopo, ma per ora non li usiamo nella modalità facile. Prendiamo i due cippettini che sono noi e l'assassino. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo, ora lo sposto un po' per comodità, andiamo ad aprire la prima pagina, che è lo scenario che andiamo a fare. Ed eccolo qua, la camera d'albergo. Noi partiamo da qui e l'assassino parte da qua. Fatto questo, si può iniziare a giocare. Una volta che abbiamo dato il via al timer, durante il nostro turno dovremo giocare carte per poter riuscire a scappare dall'inseguitore passando attraverso i 5 stadi e le 5 zone che vi ho detto prima. Quindi portando questo cippettino qui in questa casella qua che farà finire il capitolo. Il giocatore nel proprio turno potrà giocare una carta capitolo che è strutturata in questo modo: ti dice di quanto ti sposta il pippolino tuo, quello celeste, e che cosa serve. In questo caso due carte celesti. Io gioco questa qua davanti. Nel mio turno posso giocare tutte le carte che voglio. Una volta che ho giocato le carte, vado a ripescare tutte le carte che ho giocato. Quindi i due giocatori saranno 8 carte in mano, scegliendo tra quelle colorate e quelle del capitolo corrente. Le carte sono da 1 a 14 e indicano, oltre al numero, il colore che è quello richiesto dalla carta capitolo, anche il nome del capitolo e questi due simbolini. Ma per la partita facile ignoriamo questi due simbolini. Una volta che appunto ho giocato una carta capitolo o ho giocato anche queste carte, quando decido di non giocare vado a pescare le carte. Con quale criterio si avanza? Questo
questa carta mi richiede due carte celesti, io posso giocare dalla mia mano le carte celesti in ordine ascendente. Quindi ho giocato il 5, potrò giocare solo dopo, quindi non posso mettere niente prima. Posso fare 5 e 12, ho completato questo capitolo, sposto il mio pippolino di 1, queste carte vanno negli scarti. Gli scarti sono nella zona carte in basso a sinistra e verranno messe impilate lì. La carta capitolo, una volta fatta, viene scartata, non servirà più. Posso decidere anche di giocare carte nei capitoli che hanno aperto gli altri giocatori, perché sì, io posso aprire un capitolo che magari è difficile per me da completare perché non ho le carte in mano, magari ho da completare un capitolo del genere che mi farà muovere di 4, lo metto davanti e ci vado a giocare una carta. L'ordine del colore non importa, l'importante è che le carte giocate il numero sia dal più basso al più alto, mettendole sempre a destra. Vuol dire che, avendo giocato questo 9, io posso giocare una carta che sia, perché mi sono dimenticato di dirlo, uguale oppure maggiore a quel numero. Quindi potrò giocare anche tutti i 9 di questo colore qui. Ma vi ricordo che i numeri si ripetono una sola volta per colore. Ho fatto questo, magari ci vado a giocare. Potevo fare questo, un 3 e il 9, mi fermo così, finisco di giocare e vado a pescare le mie carte finché non reintrigo a 8. Posso anche prendere, ne ho 5 in questo modo, posso andare anche a prendere anche 3 carte del capitolo corrente. Quindi dove ci troviamo? Nell'Hotel Zimmer. Quando appunto completo il capitolo, perché può essere completato anche gli altri giocatori essendo cooperativo, il giocatore successivo può giocare le carte su questo capitolo qua o aprirne altri, non ci sono problemi, uno può aprire tutti i capitoli che vuole e può giocare sui capitoli degli altri giocatori. Quando questo pippolino avanza, in questo caso avessi completato questo si muove di 4, farebbe 1, 2, 3 e 4. Quando avanza e termina in una casella vuota non succede nulla, ma se termina in una casella con la silhouette nera, questo avanza di uno spazio. Se nel pescare le mie carte vado a pescare una carta assassino, la devo rivelare subito e muovere l'assassino di tanti spazi quanto indicato al numero, oppure di tanti spazi quanti capitoli sono aperti, quindi avere aperti i capitoli, come in questo caso ne ho uno, si sposterà di uno, oppure si può anche spostare di 1, 2, 3. Le carte non vengono utilizzate tutte perché vengono scelte all'inizio a caso. C'è anche il movimento simpatico, un movimento per capitolo aperto più uno. Quindi lui a un certo punto comincerà a correre se si apre troppi capitoli. Una volta che tutti i giocatori giocano così a round, a round, a round, a giocare, il cippettino arriva in questa posizione ultima, si termina il capitolo. Vi ricordo che in tempo reale non c'è modo di mettere in pausa, a meno che non cadino carte, succeda, cadino pippolini, si siano danni o altro. Ogni 2 minuti che la clessidra viene girata, oppure che nell'applicazione c'è il suono, l'assassino si muove avanti di uno. Quindi una volta che il cippettino arriva dove c'è scritto Capital End, quindi alla fine del capitolo, si gira la pagina. Andiamo a mettere questo nel colore celeste, andiamo a vedere lui in che posizione era, perché mettiamo caso se fosse trovato nella posizione 6, lui riparte dal 6, l'assassino riparte da lì, se invece fosse stato indietro riparte sempre dall'ultima casella, e così e via finché non facciamo tutti i capitoli. Se in caso avessimo in mano capitoli non corrispondenti a quello in cui siamo attualmente, le carte devono essere scartate immediatamente e pescate dal capitolo corrente. Man mano che andremo avanti, le richieste dei vari capitoli saranno sempre più difficili, con più carte avremo bisogno e più passi faranno, come che 2 carte, un passo, eccetera eccetera. Quando il mazzo dei capitoli è finito, si andrà a pescare solo esclusivamente dalle carte per il movimento. Se un giocatore non volesse o non potesse giocare carte, può scartare carte capitolo che ha davanti a sé aperte, tipo io questo non riesco a concluderlo, e anche se si passa di una zona differente questo rimarrà sempre aperto, non riesco a concluderlo, lo scarto e via, lo levo dalle scatole. Posso anche scartare, e queste qui di conseguenza verranno scartate nella pila degli scarti, posso anche scartare carte della mano e ripescarne, non è un problema, ma ogni volta che si fa questa cosa il cattivo avanza di uno.
ci darà, stiamo perdendo tempo, in poche parole. Nel caso in cui non avessimo carte da giocare ma non vogliamo scartare, ci viene in aiuto questo spazio, ce n'è uno per ogni capitolo. Cosa si va a giocare qua sopra? Si va sempre a giocare con la regola del numero dal più basso al più alto, quindi il numero successivo dovrà essere uguale o superiore, ma deve essere di questo capitolo. Ecco perché nelle carte ci sono i nomi dei capitoli. Quindi se io avessi una carta Hafen, indipendentemente dal colore, perché qui è grigio, io ce la vado a giocare sopra. E questo spazio bonus può essere giocato solo una volta per partita. Non è che una volta l'ho fatto completato mi muovo di 3, no, e poi solo posso rifare. Una volta sola e basta. Va da sé che se il cattivone raggiunge il vostro spazio, il gioco è finito per tutti quanti. Nel caso in cui non ci siano più carte da pescare, cosa succede? Andiamo a prendere il mazzo degli scarti, quindi abbiamo il nostro bel mazzettone degli scarti in questo modo, dove ci saranno anche le carte del cattivone, perché se arrivano in fila, come dicevo, andranno prese, giocate subito, messe negli scarti e fatto il movimento del cattivone, quindi ne pesco due di fila, sarà così. Man mano che andrò avanti, queste saranno sempre più vicine. Mi prendo la mia pila degli scarti e faccio di questo, la giro senza mescolarla. Quindi man mano più tempo passerà, più gireremo queste carte e più sarà difficile per noi vincere, perché queste saranno sempre più vicine e più appiccicottate. Si prende, si rigira e si ripesca da qui. Andiamo avanti, arriviamo alla fine del capitolo, quindi avremo il porto, come indicato da qua, avremo la città, come si vede è sempre più vicino, ci sono più movimenti, avremo il bosco e poi alla fine avremo la casa sicura. Sì, questa è una bellissima casa, come vedete, in 3D, è la parte ganza del gioco. Lo scopo del gioco è appunto arrivare, nell'ultimo capitolo si partirà da qua e il cattivo partirà da qua, sempre seguendo l'ordine dei numeri che avevamo nel capitolo precedente. Quando arriviamo qua, se ci riusciamo, abbiamo vinto in automatico. Ale ale. Se scadono i 30 minuti, abbiamo perso. Se ci raggiunge, abbiamo perso. Il gioco è semplicemente questo. Passiamo alle modalità difficili. Nelle modalità difficili aggiungeremo più carte killer all'interno del mazzo, dei mazzetti, e invece di fare 5 mazzetti ne faremo 6. E potremo scegliere tra 10 o 12 carte cattivone. Ma parliamo di questa bellissima cosa qua. Dato che noi arriveremo nella casa sicura, oltre a quello arrivare e salvarci, dovremo sapere chi è stato, per quale motivo, con quale arma, chi ha ucciso e qual è l'indizio che l'ha fatto incastrare. Quindi andremo a piazzare sul tabellone questi cippettoni qua. Sopra, corrispondente, ovviamente, sono le stesse cose che sono qua. Le mettiamo qua sopra. Andremo, volendo, a giocare carte non per completare i vari capitoli, quindi le carte fuga serviranno per girare questi cippettini, ma andranno giocate qua e saranno perse per sempre. Andranno giocate dal numero più alto al numero più basso. Ovviamente anche quelli uguali vanno bene. Quando io ho giocato queste carte, vado a girare i due cippettini nella parte scura. Se dovessi giocare una carta che indica un cippettino girato, questo verrà rigirato. Per poter vincere in questa modalità ci dovrà essere solamente uno bianco per riga, gli altri dovranno essere tutti neri e dovremo ovviamente arrivare all'ultima casella. Un gioco che è, nonostante sia un cooperativo, molti dicono i cooperativi, alfa leader, bla bla bla, non mi piacciono, mio, uno comanda e gli altri fanno. Qui no, qui hai la pressione perché hai 30 secondi. Consiglio ovviamente l'uso dell'app, nel caso in cui appunto, come dicevo, uno è sperso in un posto dove non prende, se la scarica prima e utilizza il cellulare solo per quella. App è un file audio di 30 secondi che ogni 2 minuti sentirete questa angosciante sirena che vi ricorda di muovere il cattivone che vi sta dietro. Alle prime partite molto probabilmente verrete catturati, però andando avanti e diciamo capendosi, perché non puoi dirti io vai ci gioco il rosso da 15, gioco io, al massimo ti puoi dire gioco più alto, più basso o centrale, perché le carte sono divise così, quelle più basse hanno un solo simbolo, le mediane ne hanno 2 e quelle alte ne hanno 3. Appunto, andare a capire cosa giocare, perché te non sai giustamente quello che hanno gli altri, ma rigiochi un numero che è un numero più alto rispetto agli altri, che
vai a sfumare il completamento del capitolo. Anche se dire ok, gioco più carte, oh, va bene, gioco quante carte voglio, ma poi devo andare a ripescare. Se dentro c'è l'assassino, questo delle volte fa delle fughe, ti chiappa subito e magari non esci nemmeno dalla stanza dell'albergo. E quindi è veramente un po' di pressione e di ansia te lo dà. Potete andare anche via anche a leggere la recensione che aveva fatto Rosengald con la signora Rosengald qualche annetto fa. Anche lui dà il suo punto di vista positivo su questo gioco. Dopo che se riuscite a recuperarlo, ve lo suggerisco veramente tanto. Anche perché, a parte la scatola un po' sovradimensionata per questo, le carte che avete visto e i segnalini, però il libro è studiato benissimo, non prende tantissimo spazio e poi la cosa più bella è comunque sia la casetta in 3D. Tolto questo, il gioco è divertente nonostante tutto. Proprio ti mette ansia. Finisci, mori male, boom, si rigioca un'altra volta. Beh, valido, veramente valido. Recuperatelo se potete. Di questo ne hanno fatto anche un gioco Roller Wright, che magari ve ne farò più avanti, e sempre loro hanno fatto un altro gioco che vi farò vedere. Però c'è la priscatola sia di questo che dell'altro gioco che vi ho detto. Direi che... bello. Detto questo, vi rimando al prossimo Out of the Box, a tutto quello che riguarda la tana dei Goblin, forum, social e quant'altro. E come sempre, se siete in dubbio, sapete come fare.